Sì, troppo vai, luce. Vai, vai. Cari amici, siamo qui per riparlare di alcune cose dell'attualità che però coincidono con le previsioni che sono state fatte da parte di studiosi che conoscevano bene la situazione politica e geopolitica italiana. Una di queste previsioni è stata pubblicata sul numero di questo giornale Rinascita, alla quale abbiamo ambedue collaborato a suo tempo. Questo numero, è del 17 aprile 2013, 10 anni fa. Esattamente 10 anni fa. No, quasi meno, un mese. Quasi 10 anni. In cui c'è un articolo del direttore Ugo Gaudenzi. L'articolo è intitolato "Naso all'insù verso il colle delle loro brame" e riguarda niente meno che un eterno aspirante alla presidenza della Repubblica nell'ambito di una lottizzazione che dura già da parecchio tempo e che riguarda sempre la sinistra democristiana. C'è una frase che vi voglio leggere perché è veramente interessante. Se continua così, quello lì polverizza il partito. Che era Occhetto? No, perché già da Occhetto hanno cominciato a polverizzare il partito. Sì, ma Occhetto era ancora comunista, adesso siamo cattocomunisti, cioè siamo completamente controllati dal potere del Vaticano. No, non lo ha detto a suo tempo Berlusconi parlando di Fini, né oggi Renzi parlando di Bersani. Lo ha dichiarato Papale, il segretario democratico da Bettola, parlando del suo scomodo rivale interno, il rottamatore di Firenze. Oh, ricordiamoci a che punto siamo arrivati. Sì, dillo. Beh, abbiamo una presidenta, come la chiamava la signora Loredana, la presidenta. Sì, presidenta. Abbiamo una presidente, anzi meglio ancora, segretaria di partito. Sì. Che a meno sapesse scrivere e leggere come fa una segretaria. Sì. No? E vabbè, insomma, ci troviamo. No, ma è molto importante quello che è avvenuto. Ci troviamo, diciamo, nelle ambasce, perché siamo timorosi di capire esattamente come sta andando il movimento comunista internazionale e nazionale. Il movimento comunista è completamente finito. Certo. In Italia è stato sostituito dal potere del Vaticano. È subentrato il Vaticano, che ha sempre comunque partecipato alla gestione del Partito Comunista, sempre. Non ce lo scordiamo mai. Per cui noi oggi abbiamo la segretaria, che oltre a non essere italiana, oltre a non essere una donna, oltre a non essere non essere una donna come sembra apparire, probabilmente è, insomma, tutte queste cose qui, è stata eletta come segretaria del Partito Comunista Italiano, del PD, del Partito Democratico Italiano. È importante, il comunismo, il Partito Comunista è stato assorbito secondo le istanze di Togliatti e di Berlinguer all'interno del partito clericale, non dimentichiamocelo mai. E quindi oggi ci ritroviamo una signora perfetta sconosciuta che ha come unico particolare del curriculum della sua esperienza politica, ha fatto la deputata al Parlamento Europeo, che io vorrei sapere che cosa ha apportato lei in favore dell'Italia nel Parlamento Europeo. Ma assolutamente no, ecco. Cosa può fare? Già il Parlamento Europeo non è a favore dell'Italia. No, ma non è a favore di nessun paese, perché stanno lì solo a fare numero. A fare numero nell'interesse occidentalista, certo, ricordiamocelo atlantista. Sempre. Nell'interesse esclusivamente occidentalista
e ai vertici di quella commissione ci sono delle persone che sappiamo perfettamente essere dei burattini nelle mani dei potentati economico-finanziari occidentali. Allora, basta ricordare che il Consiglio dei Ministri della Commissione Europea in realtà sono i presidenti dei governi nazionali, tutti non eletti. Tutti non eletti, siamo i cinque paesi più importanti, anzi quattro, perché ormai sono diventati quattro, sono tutti non eletti dai cittadini, tutti in qualche modo interpolati nella decisione di eleggerli a questa carica da forze sconosciute, apparentemente sconosciute, ma noi sappiamo apparentemente bene. Apparentemente sconosciute, ma che noi conosciamo perfettamente. Esatto. È il volgo che non li conosce. Secondo lo stesso schema del cristianesimo e soprattutto del vaticanismo. Ho letto una notizia poco fa, e cioè che da quando era 10 anni a sta parte, sul soggio pontificio il signor Francesco I, meglio Jorge Bergoglio, ha perso la curia italiana circa 6.000 preti. Che ci sono dimessi e allontanati, esatto, dalla Chiesa Cattolica. Perfetto. Ogni tanto qualcuno si ravvede. Uno farà un esame di coscienza e dice: ma che cazzo sto a fare io qua in mezzo a questa masnada dei delinquenti? È chiaro. Una volta da parte del Vaticano c'era la lotta contro il gesuitismo. Poi abbiamo avuto lo Stato italiano, che è nato dal Regno Sabaudo, che aveva come capo del governo un Gioberti, un prete nemico acerrimo dei gesuiti. Interrompo un secondo per dire che ho saputo una cosa incredibile ieri o l'altro ieri, e cioè che il nucleo centrale, ascolta, del Ducato dei Savoia era sì nato in Francia, nella Savoia. Nella Savoia. In realtà il nucleo fondante iniziale era in Austria-Ungheria. Ecco il perché delle concomitanze con gli austro-ungarici, esatto, con certi, un Savoia per esempio Amedeo, che ha lavorato per conto degli Asburgo, degli Asburgo, della difesa di Vienna, la famiglia quindi non è vero che era di discendenza franco-italiana, ma era di discendenza austro-ungarica. E non è un caso, tant'è vero che, lo ripetiamo per gli amici, che è molto importante, la famiglia Savoia, e su questo discorso poi lo riprenderemo un'altra volta quando si parla di quello che è successo con la restaurazione del 1810 dopo la fine dell'impero napoleonico, ma ne parleremo un'altra volta trattando un testo. Veramente, hanno sempre dichiarato che la quota originale della Savoia era la Burgundia, in realtà no, anche la Burgundia, ma prevalentemente era più importante appunto la discendenza austro-ungarica. Infatti molti che conoscono il nostro risorgimento, chi non lo conosce non sa assolutamente nulla e non può immaginare nulla, molti che conoscono il nostro risorgimento si chiedono per quale ragione durante le guerre di indipendenza il regno di Sardegna perdeva regolarmente, meno quella volta che sono entrati sui francesi, che ci sono venuti i francesi nel 1859. Sì. Ma c'è una ragione anche del perché, mentre il governo reale, questo è l'esercito piemontese, perdeva, Garibaldi vinceva, dimostrando che era possibile vincere. Perché Garibaldi vinceva? Per dimostrare al pubblico che era possibile vincere. Ma perché il governo Sabaudo... Ricordiamo pure che Garibaldi era nato a Nizza, esattamente, e appena dopo nato lui, a 3 o 4 anni, è diventato francese. Quindi lui è nato sotto la cultura francese. Lui era nemico, che considerava
sempre considerati i Savoia nemici della sua terra natia, perché l'avevano svenduta, essendo però Nizza assolutamente italiana. Basta guardare la carta geografica, vedi che Nizza è più italiana che francese. Ma la cosa importante, appunto, è questa. Quando si scatenò la guerra di indipendenza, cioè soprattutto le forze rivoluzionarie, diciamo pure mazziniane, certo. Esattamente, Mazzini più che carbonari e massoni, Mazzini che è altra cosa, la direzione della indipendenza nazionale italiana fu presa non a caso dai Savoia, i quali non a caso dovevano perdere per ritardare il processo rivoluzionario di unificazione nazionale italiana. Questa è la logica. Infatti, quando anche l'Ungheria si è sollevata nel 1948, i rivoluzionari erano in contatto diretto con i nostri rivoluzionari e lì sono riusciti a ottenere dei risultati come riconoscimento, in Ungheria, in Italia no. Esattamente. Il 48 non è servito un cazzo, il 49 ancora meno. Il 49 è proprio stato... E poi non solo. Alla fine hanno accusato un povero generale dell'esercito piemontese di tradimento, accusandolo della sconfitta di Novara del 1849. Allora, lì a Novara la storia la sappiamo, è stata una questione logistica principalmente. E che è assolutamente falso, mentre è vero che quel generale era un generale mazziniano, quindi hanno accusato quel generale, allora, no, tradimento. Quello che bisogna rilevare da questa riflessione è che non sempre quelle posizioni storico, il ruolo storico che viene riconosciuto a quelli che fanno parte di una certa fazione, in realtà quella fazione, pure se esiste, è meno prevaricante e prevalente rispetto a altre che storicamente non vengono riconosciute perché sono più determinanti. Esattamente. Cioè, ad esempio, questo generale passa per essere un vigliacco, passa per essere un traditore, eccetera, ma in realtà era semplicemente solo mazziniano, cioè conflittuale con quella che era l'opinione pubblica dominante all'epoca in Savoia. Esattamente. Continuando. E quindi anche quello attualmente, che ne so, che viene attaccato per essere una certa personalità, adesso non viene in mente nessuno, ma tu pensa alla situazione attuale, no? Certo. In questo momento vengono attaccati alcuni personaggi scomodi, indicandoli come appartenenti ad una certa fazione, quando in realtà è tutt'altra storia. Esattamente, come ha dimostrato la vicenda di Cossiga, una volta finito il suo mandato ha ammesso quello che sapeva e che tutti sapevano circa la strage di Ustica, certo, ad esempio. Certo. All'interno sempre della problematica craxiana e del perché Craxi doveva essere tolto. Sempre coinvolgendo anche i francesi, esattamente, in questo caso la Marina. Sempre. I francesi ci vogliono talmente bene che tutte le volte che cerchiamo di sopravanzarli ci cercano di tirare in inganno, trarre in inganno e quindi poi in qualche modo annullarci. Come nel caso unico, e più unico che raro, la Libia. Quel caso della Libia è tipica perché la dimostrazione... No, ma a distanza di 10 anni, tutto quello che noi avevamo detto nel 2012... Sì. È tutto avverato, è tutto diventato realtà concreta, storicamente inoppugnabile. La dimostrazione che i responsabili della strage di Ustica sono stati i francesi è data proprio dal fatto che sono stati i francesi che hanno attaccato Gheddafi, che era un nostro protetto. No, di più, hanno fatto di più. La nave che raccoglieva i rottami dell'aereo, di che nazionalità era? Vedi caso. Ma guarda caso. E quei rottami sono stati immediatamente segretati, esatto, e mai potuti esaminare dalla magistratura italiana. Li hanno portati in Francia, per cui fuori dal territorio nazionale, la Francia lo sai che ha un approccio molto particolare per i rapporti con gli stati esteri, sulla giustizia,
sui rifugiati politici. Esatto, eccetera, certo, eccetera. Certo. E quindi con quella i nostri rifugiati politici, che erano dei destabilizzatori della situazione italiana, e vedi caso, erano e sono stati fino ad oggi protetti proprio Francia. Guarda quel figlio di puttana che adesso sta in Brasile, che ogni tanto sparisce, ritorna, lo ritrovano, non lo ritrovano. Come si chiamava? No, non me lo ricordo, non puoi non saperlo. Me li ricordo talmente tanto. Il famoso eroe dei due mondi. No, il famoso eroe del 1918, giustiziato Cesare Battisti. Oh. Hai ragione. Giustiziato nel 19. Nel castello del Buon Consiglio. Esatto. A Trento. Esatto. Assieme a Fabio Finzi. È messo in galera, per un certo periodo mi pare che è stato pure in galera anche lui con l'altro che... Come gli hanno fatto... le mie prigioni, come cazzo no, si chiama? No, era lo Spielberg quello Silvio Spielberg, Pellico. Cioè, sì, ma anche lui è stato per un certo periodo No, non mi ricordo male. Cesare Battisti una volta preso... L'hanno fucilato quasi immediatamente, l'hanno impiccato dopo un processo rapidissimo, lui e Fabio Filzi, esatto. Mentre un altro che furono presi che poi sempre... Filzi era un tuo compaesano, mi ricordo bene. No, nessuno. Invece una cosa differente era che Damiano Chiesa, che non essendo ancora diciottenne, non lo potevano impiccare, che era nativo di Rovereto, come Fabio Filzi, fu fatto prigioniere all'epoca Rovereto, ricordiamoci che era territorio austriaco, quindi per loro erano traditori. Per loro, certo, se no non li avrebbero eliminati. E Damiano Chiesa fu fucilato e prima fu fatto prigioniere assieme a mio zio, quindi che erano uguali, erano commilitori sullo stesso fronte. Assieme a mio zio Matteo, tant'è vero che mio zio Matteo conservava una fotografia di Damiano Chiesa inviatigli dalla madre Damiano Chiesa in ricordo del fatto che erano stati prigionieri assieme. Allora, torniamo al discorso, perché questo discorso è molto importante. Abbiamo fatto una bella digressione. Siamo qui per fare questa digressione. No, perché poi chi ascolta dice tu rompi le palle e devi sempre il discorso. Invece il discorso è dinamico nel momento in cui appunto siamo in due. Sì, viene ravvivato, no? Viene sollecitato. A darci una baia. Allora, anche per risalire al fatto che qui abbiamo appunto un personaggio che non a caso è di Bologna. È stato eletto a Bologna. Di Bologna, vabbè, diciamo così. È bolognese. Vabbè. Ma che tu parli della Schneil? La ragazza è stata eletta a Bologna Bologna è la capitale del clericalismo. È certo. Sempre stata guelfa. Certo. Ne abbiamo parlato anche l'altro ieri per telefono, mi sono ricordato, tu l'avevi già accennata questa cosa. Allora, appunto, quelle cose noi le dobbiamo dire, perché ci sono delle coincidenze storiche che ci permettono di sottolineare la continuità della storia italiana. Che Guelfi e Ghibellini sono tuttora online, diciamo. Esattamente. Così. Sotto false spoglie, sotto false rappresentazioni. E non a caso, appunto, a Bologna è stata eletta l'ebrea svizzera Schneil, che detto io. No, c'è questa continuità, certo. Ricordiamoci che il PD è stato creato da una congrega di cardinali, fra cui il cardinale conoscente di Bologna già prima è uno dei creatori del papato di Paolo VI. Quindi sono tutte cose che devono essere sempre presenti nella mente dei nostri amici. L'altra considerazione che noi dobbiamo Paolo fare Paolo VI era Montini, mi ricordo esattamente. Bene, sì, okay. Fu il cardinale Lercaro di Bologna, creatore di Bologna. Creatore del mortadella cioè Prodi, chiamato Mortadella. No, guarda,
Io vorrei capire chi è che gli ha dato la laurea. E chi è che gli ha dato il master in Inghilterra? Io vorrei capire chi è questa gente che lavora in maniera così inefficace, diciamo così, impresentabile. Sono esattamente efficacissimi negli interessi del Vaticano. C'è stato un periodo che lui faceva una serie di trasmissioni la sera verso le 10 di... due o tre volte a settimana, mortadella si faceva per spiegare gli elementi base dell'economia. Io avrò visto forse una quindicina di queste trasmissioni del cazzo. Alla fine di queste 15 anni non avevo capito un cazzo di niente. Allora io, pure se diciamo non sono così diciamo enfatizzante nei miei stessi confronti in quanto diciamo a particolare individuo dotato di particolare intelletto eccetera, ma penso di non essere neppure uno scemo, ti giuro io non avevo capito assolutamente niente, ancora oggi non ho capito che cazzo voleva dire in 15 trasmissioni. Lo sa esattamente il papato, certo. E ricordiamoci sempre che il mortadella è stato inventato di sana pianta dal cardinale Lercaro, inventore del catto comunismo, senza dover andare a scomodare la tazzina di caffè che ballava sul tavolo. Esattamente. Quello è un altro discorso, è un altro discorso che però sta a indicare l'individuo, che sta a indicare comunque questi personaggi sono convinti della credulità del popolo italiano. Infatti, come minimo. Infatti ricordiamoci l'ultima cosa che a mio avviso è molto importante. Io sono romagnolo, Romagna... Non lo dire, non si sente. No, appunto. La Romagna è stata caratterizzata da lotte continue. Da lotte continue. Rivalità. E soprattutto da capitani di ventura, i quali erano... Anche Giovanni delle Bande Nere, che ha lavorato in Romagna un bel po' a favore dei... Ma perché era romagnolo? Perché era romagnolo Giovanni delle Bande Nere? Veramente, perché? Era figlio di una romagnola. Di un Medici e di una romagnola. Esattamente, era figlia, niente un po' di meno che... Non mi viene in mente, lo so chi è, però in questo momento mi sfugge. Di una donna eccezionale. Hai detto donna, infatti non a caso, perché sapevo che era la madre che era di lì. Però non mi riesco a ricordare. Di una donna eccezionale, quando fu assediata... Ah, sì! Era una sforza. Bravo! Era la figlia di uno della sforza. Esatto. E dispose una frase famosa che diceva, quando appunto era sotto attacco da parte... A Imola, del castello di Imola... che lei ha difeso con le unghie e con i denti. A un certo punto gli ha detto: lei arrenditi, che sennò ci ammazziamo i figli. E lei ha tirato giù le mutande, gli ha fatto vedere la fica, e gli ha detto: voi state già, ne ho fatti quattro, e mo ne faccio ancora altri quattro. Se questo vuol dire, che donna. E tu paragona questa gente... romagnola. Certo. Era tipicamente romagnola. E tu... paragona questa gente... Le donne romagnole, io ne ho avuto parenti, zie, cugine, non sono come le altre, sono degli uomini travestiti da donna. Sì, esatto. Ma davvero, non c'hanno bisogno di fare il transgender. Mentre la capessa del PD è un uomo travestito da donna. Non riesco a ricordarmi il nome, porca miseria. Caterina Sforza. Caterina, ecco, non mi veniva, Caterina. Che donna, ragazzi. Allora, ha fatto una vita incredibile, sì. Sempre contro il potere. Esatto. Sempre contro in funzione di un altro potere. Certo. Ma con una libertà di pensiero diversa rispetto alle altre donne dell'epoca. Esattamente. E soprattutto una donna colta, intelligente, e usava pure la spada, sapeva usare pure la spada. Esattamente. Faceva la ricercatrice, era un po' la Ippona, cioè non la Ippona, come cavolo si chiama quella che... Tolemaica, quella famosissima che hanno scorticata viva. Sì. Che i cristiani hanno... San Cirillo, uno degli artefici della Chiesa cristiana. Esattamente. Uno dei costruttori della Chiesa cattolica, ed è di cui sulla quale hanno fatto un bellissimo film. Sì, Ipazia. No, Ipazia, ecco, venuto in mente. Dove c'è stata della gente. Veniva Ippona prima. Che ha avuto. Ippona invece era un altro, era un luogo di cui era stato vescovo Sant'Agostino. Sì, lo so. Era vicino a Cartagine, da quelle parti. Esattamente. Ipazia
è stato un film bellissimo fatto da gente che aveva un coraggio enorme per dimostrare esattamente... Ma è riuscito, l'hanno finalmente sdoganato, diciamo così. Sì, sì, ma io non ho avuto il piacere di vederlo, ma in ogni caso è molto importante. Grande esponente della cultura esoterica, greco-esoterica, tolemaica, non a caso... Uno dei Tolomei lei era, una della dinastia dei Tolomei. Che non a caso dava un grande fastidio al cristianesimo nascente. Ripeto che mentre la Romagna aveva dato moltissimi cavalieri di ventura, ciascuno dei quali aveva un soprannome, e io fra questi voglio ricordare Romanello da Forlì, il quale partecipò alla disfida di Barletta. Sì, giusto, giusto, l'ho sentito dei 13 contro 13 del 1502 e del 1504. È trattato... A me pare che era 1513. No. No, assolutamente no. 1513 era la guerra in Francia, scusate, dei francesi in Italia, che è terminata con la battaglia di Pavia. Certo. Mentre la disfida di Barletta è avvenuta a Barletta, all'inizio del tentativo di conquista francese dell'Italia, è avvenuta tra 13 italiani e 13 francesi. In conseguenza di una offesa che tale Lamotte francese aveva fatto nei confronti italiani, ed è un'offesa che i francesi fanno abitualmente nei confronti degli italiani, non ricordando che i francesi degli italiani le hanno sempre prese. Ah sì, anche nel 41. Anche nel 42, era la Maine. Ah giusto. La legione straniera francese le ha prese dagli italiani a El Alamein, ricordiamocelo sempre. E per ripicca... Anche nel 40 nelle Alpi Marittime. Esatto. E per ripicca i francesi hanno seppellito i morti di guerra marocchini, violentatori di donne italiane, su via della Camilluccia, per offesa nei confronti di Roma e degli italiani, ricordiamocelo sempre, sono ancora lì, seppelliti lì. Pochi lo sanno, ma bisogna che gli italiani se lo ricordino. Perché lo so dove sta, lì all'angolo fra via Cortina d'Ampezzo. No, via Cortina d'Ampezzo, sali per dove via c'è Cortina d'Ampezzo. Sulla sinistra c'è il cimitero dei marocchini. Lo so, lo so. Ma non c'è delle marocchinate però. Però hanno preso la pensione, sì. Ricordiamoci ancora Romanello da Forlì, che combatté sempre contro i francesi, morì a Forlì in tarda età, perché nessuno lo ha mai ammazzato. Mentre appunto la differenza tra questi cavalieri di ventura, che avevano dei nomi rutilanti, come ad esempio Colleoni, che vuol dire coglioni, ad esempio, il Gattamelata, invece oggi sono stati sostituiti dal bolognese Mortadella, che è esattamente il contrario di Colleoni. È chiaro? Il messaggio è sempre evidente. Per chi lo sa capire, il messaggio è sempre evidente. Lo ha dichiarato papare il segretario democratico da Bettola, parlando del suo scomodo rivale interno, c'è il rottamatore di Firenze. 13 febbraio 1503. 1503, sì. Ma la verità è un'altra. Più la melma del non governo va avanti, più come quello di Pirro, l'esercito vittorioso alle elezioni, il PD, arretra e continuando ad arretrare rischia di tornare là da dove era salpato. In fondo la mezz'ora di colloquio tra il sindaco fiorentino e il cavaliere è nella linea temporeggiatrice del segretario. Se scende Prodi sale Amato, gradito ai montiani, cioè a Monti, l'uomo che Amato è sempre stato gradito alla finanziere Monti, gradito a buona parte dei democratici, gradito al PD con la L. Chi meglio del professore privatizzatore e socialista?
è che si è già preparato alla bisogna... con i soldi degli altri, non con esattamente i suoi, eh. Quello che ha privatizzato l'IRI non è un caso. Una delle grandi creazioni del genio italiano. 100 miliardi e passa di euro di fatturato annuo distrutto. Che si è già preparata la bisogna devolvendo formalmente, ma a termine, in opere pie i suoi 1047 euro al giorno di pensione. E anche tra i più graditi alla Troica. Ricordiamo sempre il mio libro ultimo, La rapina della sovranità, dove descrivo le condizioni reali in cui ci hanno ridotto di estrema indigenza, come sotto l'aspetto economico, e di estrema povertà culturale e soprattutto morale e soprattutto giuridica. Non ci abbiamo più neppure la sovranità di nazionalità, perché la nazionalità è casuale, diciamo così, ecco, ondivaga, a volte c'è, a volte no. Concludo questo articolo, è anche tra i più graditi alla Troica, Fondo Monetario Internazionale, BCE e Unione Europea. Il fondo è un buon surrogato di Prodi. Aiuto, il golpe continua. Ed è continuato, e continua a decadere. Perché? Perché questo è l'autentico, è la autentica modalità con cui un popolo che continua gradualmente a capire si sta liberando della... Emancipando dalla... sudditanza. Tenebre. No, non sono penetre tenebre, ma sono non toga, bensì tabarro, dal tabarro dei gesuiti. Bella questa. Mi piace come rappresentazione. Perché, chiaro? E con questo rappresentazione direi, iconica proprio. Tabarro. Che, no, diciamo che cos'è il tabarro a chi ci ascolta. Il tabarro, per sapere cos'è il tabarro, che da non confondersi... Bisogna conoscere bene i vetturini degli anni 80, degli anni 800. Del fine 800. Fine 800. Quei vetturini che stavano seduti dietro alla vettura. Bravo. E che bravo. Tiravano i cavalli da dietro. Da dietro. C'è quella canzone che però è dedicata al 1900... in un vecchio palco della Scala, sì. Nel gennaio del 93, veicoli di gara, signori dei coltè, discese da un romantico coupé. È un'altra canzone. Ma sì, coeva, no? È nel stesso periodo, sì. Fine 800, inizio così 900. Come pioveva, così piangeva. Concludo facendo vedere un altro importante... No, finiamo di dire il tabarro. Il tabarro era quella casacca, diciamo così, che si mettevano i vetturini per ripararsi dal freddo e dalla pioggia. Da non cambiarsi, non sbagliare con tabacco. Non solo. E ricordiamoci sempre che c'è un'opera breve di Puccini intitolata proprio Il tabarro. Ah, andate a vedere, che è una delle più belle opere di Puccini. Non lo sapevo. Per me è la più bella. Puccini è stato uno dei massimi, uno dei due o tre, sì, più grandi proprio. Ha fatto questo tabarro, fa parte di una terna di opere brevi, di cui adesso ricordo solo il tabarro. Io con questo però chiuderei, perché voglio far vedere, e penso che valga la pena riprendere il discorso, da questa rivista. Cogliamo l'occasione per fare vedere della letteratura che sarebbe bene conoscere. Questa è una rivista che era pubblicata negli anni 70. E questa... Chiudo e facciamo un'altra intervista. Ma direi di sì. Allora. Questa è una rivista del 2009 che riguarda l'Eurasia e che riguarda nel 2009, nell'ottica, nella visione generale dell'Eurasia, cioè della geopolitica, si sapeva con precedenza esattamente quello che sarebbe successo in quest'anno. Allora,
chiudiamo e poi riapriamo un altro capitolo. Aspetta. È andato? Okay.